Ma intanto sono molto soddisfatto perché in questo periodo in cui sembra dover prevalere in genere, non in Umbria, ma sul nostro paese la mala sanità, la cattiva sanità, trovarsi in realtà come queste in cui esistono delle realtà così avanzate e così professionalizzate, credo che la dicano lunga rispetto a quella che è lo stato della sanità in questa regione. Penso che poi qui ci sia una sinergia importantissima, quella tra le istituzioni e locali e quelle sanitarie, che fa sì che tutto cammini meglio, più speditamente e soprattutto con un obiettivo, quello della qualità dei nostri concittadini, che mi fa molto piacere. E quella è un altro esempio delle sensibilità che i territori, che le istituzioni dei territori, che l'istituzione regionale ha anche nei confronti di quelle che possiamo chiamare i nuovi bisogni sanitari, e fa parte anche del nostro DNA, che appunto è particolarmente sensibile verso tutte quelle patologie che stanno a borderline tra la sanità e l'assistenza sociale, ma che proprio da questa congiunzione di forze fanno sì che migliori la qualità di vita dei nostri cittadini e anche quella delle famiglie, che possono utilizzare delle strutture pubbliche anche così belle e così efficienti, che rendono migliore la vita per i malati, ma anche più funzionale per le famiglie stesse. Un'eccellenza sia per quanto riguarda l'innovazione, perché come sappiamo bene questa è una sinergia, una compartecipazione tra pubblico e privato. È un'eccellenza perché basta guardarsi nella struttura in cui ci troviamo, che dà l'idea appunto della sua efficienza, e soprattutto devo dire che questo ci serve ad aggredire una delle nostre mobilità regionali che riguardano l'esterno, cioè l'estra regione, che per noi sono fatto importante. Ma al di là di questo io credo che Prosperius possa essere anche un esempio utile da continuare anche in altre realtà, perché questo tipo di collaborazione, ripeto, tra pubblico e privato, credo che soprattutto di questi tempi di forte restringimenti da un punto di vista dei trasferimenti finanziari sia un modo attraverso il quale aggredire questo stato di difficoltà. Beh, una situazione, come spiegavamo e come ha potuto anche constatare l'assessore, ottima sia dal punto di vista territoriale. Abbiamo fatto la visita alla residenza Balducci, in cui è stato anche di recente implementato il servizio con un centro di autismo, e precedentemente avevamo inaugurato dei centri di Alzheimer, un centro Alzheimer. Quindi c'è una risposta territorialmente completa in una struttura unica, in cui si possono sicuramente utilizzare tutte le sinergie che quella struttura consente di poter fare. Il polo ospedaliero è poi completato nella sua ristrutturazione. Abbiamo inaugurato il 27 giugno la chirurgia, andremo adesso a riorganizzare alcuni percorsi assistenziali, mi riferisco in modo particolare alla medicina e ad una riallocazione degli ambulatori e degli studi medici dove era la vecchia chirurgia. Poi ora la Prosperius, che è un centro riabilitativo importantissimo e quindi un polo sanitario che possiamo tranquillamente dire completo e che risponde puntualmente alle esigenze che nella programmazione aziendale ci siamo fissati. Ma intanto naturalmente il mio è anche un ritorno, diciamo, gradito, vista la mia recente esperienza in questa azienda e anche la conoscenza, diciamo, di questi territori. A me sembra che per quanto concerne tutte le politiche sanitarie, sia territoriali che ospedaliere, che sono state portate avanti negli anni
in Alto Tevere hanno consentito proprio di perseguire i principali obiettivi della sanità regionale, ovvero lo sviluppo di una serie di politiche assistenziali nel territorio con centri diurni sia per malati di Alzheimer che per soggetti autistici, lo sviluppo della nuova struttura per quanto riguarda i malati psichiatrici e in più la rete, diciamo, ospedaliera che sul territorio di Umbertide ha finalmente, diciamo, completato quello che era il suo sviluppo previsto anche nella programmazione regionale con l'area medico e chirurgica anche strutturalmente rinnovata dell'ospedale di Umbertide, oltre ai servizi dell'emergenza, del pronto soccorso e quindi dell'emergenza 118, e poi la realtà del Prosperius, l'istituto di riabilitazione che è ormai anche con l'ampliamento dei posti che si andrà a realizzare nelle prossime settimane, è praticamente il principale polo della riabilitazione in un rapporto pubblico-privato della nostra regione Umbria e che affronta peraltro una delle problematiche come dire, più importanti che la cronicità ha portato all'interno del sistema sanitario, appunto quello degli interventi riabilitativi, un settore dove ancora l'Umbria è impegnata a sviluppare altre strutture e quindi a vocare altre strutture verso la riabilitazione, tenuto conto che abbiamo ancora da contenere fenomeni di mobilità sanitaria passiva, quindi mobilità verso altre regioni, per un volume di circa 6-7 milioni di euro complessivamente nel sistema regionale.